对，小郭，这个过来，哎。 a dar la bienvenida a todos. Ya está empezando a grabar, Francesco. Damos la palabra a Francesco, subito. Sí, un attimo, Cerco la... Sì, buonasera a tutti, eh, sono il dottor Matozza da Parigi e vorrei innanzitutto ringraziare l'avvocato al, Grimaldi e al gruppo di terapia domiciliare 2019 per averci permesso di eh, organizzare questo webinar eh, sulla eh, terapia domiciliare con l'ibermettina nei pazienti Covid. Dunque, eh, un attimo che inizio la... allora yo eh, vorrei presentar la mia esperienza con la telemedicina nei pazienti COVID-19 eh, COVID eh, a Parigi. Beh, la telemedicina, gracias al eh, contatto multimediale con los pazienti, con l'utilizzo del telefono, WhatsApp, mail e videochiamata. Mi ha permesso di contattare eh, il, da marzo 2020 a marzo 2021 165 pazienti. Ho avuto un'assistenza telefonica di 3700 telefonate, assistenza multimediale, 1600 eh, ricette e prescrizioni via mail o via Whatsapp, eh, anche per. Eh, indicazione del tampone, tampone di controllo, esame di sangue, tac al torace, altri esami, elettrocardiogramma, e ecocardiografia. Il WhatsApp è stato fondamentale per il monitoraggio dei pazienti, dove ogni giorno mi mandavano la temperatura, la saturazione dell'ossigeno e poi i sintomi più importanti. Io invece facevo la prescrizione degli anti... Eh, a tutti via, via mail no? il protocollo COVID che ho impiegato è questo primo, un primo tampone poi l'attacco al torace per escludere la neumopatia interstiziale eh, dove si evidenziano le lesioni in vetro smedialeato con la percentuale del polmone colpito che vanno dal meno del 10% dal 10 al 25 25 al 50 50 al 75 più il 75% eh, questo è fondamentale per avere una previsione della de malattia, perché i pazienti al di, so, al di sopra del 50% sicuramente potrebbero eh, aver bisogno di un ricovero. Eh, poi come protocollo di controllo, il eh, ta tampone di controllo dopo 14 giorni e poi se fosse positivo un nuovo controllo 7 giorni dopo, quindi a 21 giorni. L'attacco di controllo soltanto per i casi dal, eh, superiore al, al 30%. Gli altri casi meno del 10%, non ce n'era bisogno di fare l'attacco di controllo. Eh, di tutti i pazienti, ho avuto rico, ricoverati per distress respiratorio: 5 pazienti in reanimazione per sospetta embolia polmonare, 6 pazienti in clinica medica per desaturazione. Es un paciente en neurología que ha avuto una polineuropatía periférica. Está eh, excluido el Guillain-Barré con la resonancia magnética y e la puntura lombare, Y ha stato un long COVID porque ha durado prácticamente seis meses la dificultad de la pérdida del tacto. Adesso he sentito oggi el paciente y me ha dicho que ha recuperado, pero no al 100%. La terapia empleada ha stata el paracetamol la citromicina para 7 días y dexametasona a partir del, del quinto día. Budesonido y e formenterol para el paciente que había tos y un di dificultad respiratoria, vitamina D, aspirina y e a partir de octubre o iniciado con ecco, è, diciamo, la Ecco, Esto, es la experiencia eh, prácticamente... Eh, I pazienti gravi eh, ho dovuto chiamare io il SAMU in francese perché qua, qua il, il, i colleghi francesi le dicevano la vigilatesa col paracetamolo, però i pazienti che avevano una desaturazione importante di stress respiratorio ho dovuto chiamare il SAMU per farli ricoverare. E quindi adesso in Francia c'è questo problema che continuano con la terapia. Col paracetamolo. Oggi a Parigi, nella regione parigina, ce ne sono 6.500 casi ricoverati e 1.400 in rianimazione. Nel mio ospedale hanno praticamente 30 posti letti di rianimazione occupati da pazienti COVID, e nei prossimi giorni ne apriranno un altro reparto con 20 posti letti. Quindi, se non eh, si inizia la terapia domiciliaria precocemente. Gli ospedali fra poco saranno già inondati di pazienti, hanno, stanno riducendo il numero di interventi non urgenti e hanno difficoltà i colleghi ad operare, ad esempio, i pazienti neurochirurgici, i eh, eh, pazienti con ictus, eh, perché non, non hanno, abbiamo pochi postiletti, malgrado che l'ospedale ne ha 800 postiletti di ricovero. Ecco, vabbè, questa è stata la. La mia esperienza con eh, pazienti molt, molto contenti, de, soprattutto di stare a casa, io molti li ho seguiti, pazienti giovani col telefono, gli ho dato anche un supporto, un supporto psicologico perché avevano bisogno. Eh, oltretutto, uno che sta ricoverato 30 giorni, che i genitori in Italia non potevano venire in Francia per il lockdown, è stato molto importante eh, questo supporto psicologico. Va bene, ora passo alla seconda parte della presentazione, che è l'importanza della videochiamata nei pazienti Covid in terapia intensiva. Eh, io ho avuto eh, praticamente l'autorizzazione la, della, della paziente Franca per presentare il suo caso che secondo me si tratta di, quasi di una eh, miracolata, no? Perché una signora 85 anni che era a Parigi da 15 giorni è venuta a aiutare il figlio che eh, aveva traslocato da Londra per il Brexit, è stata ricoverata in reanimazione all'ospedale americano il 22 marzo con diagnosi di distress respiratorio acuto, saturazione al 90%, febbre 39, confusione e sonnolenza. La paziente fu intubata e ventilata e in coma farmacologica. Ha avuto diverse complicazioni come due pneumotorace, quattro infezioni batteriche, pneumococco, pseudomona, clepsie, due tracheotomie, un arresto cardiaco che è durato due minuti, è stato trattato con la defibrillazione. Qual è stato il miglioramento della paziente dopo le videochiamate col figlio? Cioè, dopo 48 giorni in reanimazione, inizia a parlare e viene ricoverata in clinica medica. Inizia a camminare con il diambulatore nel corridoio dell'ospedale grazie alla fisioterapia. Rimane ricoverata per infezione intestinale a clepsiela, batterio altamente resistente, 20 giorni, in attesa di un centro di riabilitazione. È stata rifiutata per l'età in 14 centri eh, di riabilitazione e dopo 86 giorni di ricovero all'ospedale americano viene dimessa per proseguire le cure in un centro di riabilitazione. Qua vediamo la signora già seduta eh, lì all'ospedale americano prima di andare al centro. Allora, ehm, Il centro di riabilitazione è entrata il 19 giugno, è stata ricoverata per fisioterapia motoria, respiratoria e trastorni della deglutizione. Infatti questo è stato uno dei problemi maggiori, l'alimentazione dell della paziente. Ed è rimasta fino al 27 luglio, data in cui la signora è rientrata in Italia da sola con l'aereo. Qui è stata la mia visita alla signora all'ospedale americano, dove già, già camminava prima di andare al centro di riabilitazione, dopo praticamente tre mesi di ricovero. Allora, ehm, cosa ha significato la videochiamata per la paziente? Un senso di umanità in un posto dove ero isolata dal mondo, perché con il Covid non potevo vedere i miei figli un incoraggiamento notevole mi sentivo amata voluta bene qualcuno pensava a me ogni giorno per me c'era una gioia in più la visita del dottor mattoccia all'ospedale americano è stata una grande gioia questo è l'equipe dell'ospedale americano allora c'è stata un'altra questione eh, importante che siccome è un ospedale privato Eh, L'ospedale había pasado a la, a la señora y a la familia una fattura de 600.000 euro di ricovero. Yo me lo he messo en contatto con el director financiero y eh, l'ho convinto de praticamente accettare la tessera sanitaria italiana, la TEAM, per cui el ricovero per la paziente, para la familia, è stato gratuito. Ecco, Gracias de la dell'attenzione, e do la palabra al. Professore eh, Hector Carvalho che vi parlerà dell'ivermectina nei pazienti Covid. Grazie, grazie eh, Francesco. Buonanotte a tutti. È un grande onore per me poter parlare con voi oggi. Prima di tutto voglio scusarmi per la mia scarsa padronanza della lingua. Nonostante mio nonno materno si chiamasse Antonio Biamonte Copoletta, nato in Calabria, io non ho studiato l'italiano, ma prometto di fare del mio meglio con l'aiuto di Gloria Mina. Grazie Gloria. In secondo luogo, nei miei quarant'anni da medico ho imparato a dividere dissertazione e relatore in due grandi gruppi. Quelli che vogliono trasmettere un concetto e quelli che vogliono vendere un prodotto. Sono sempre stato nel primo gruppo. Iniziamo. Si vede bene? Sì, 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 si vede bene. Mm -hmm. Oggi voglio parlarvi della de ibermetina e caragenina nella terapia domiciliare di Covid-19. Um, tutti gli studi che suono sono stati realizzati dal relatore e dal professore Roberto Hirsch, che non sono un grande amico, ma anche un più prestigioso infettivo. Come dicei? Infettivologo dell'Argentina, Ha 50 anni come infettibologo e come insegnante di infettibologia. Covid-19 è la prima pandemia che tutti noi abbiamo sperimentato, poiché la precedente pandemia è stata subito dopo la prima guerra mondiale. Ha avuto origine a causa di questa guerra e è stato un centenario di anni fa. Nonostante questo, se lo studiassimo, troveremo molti punti in comune tra i due. Imparare dalla storia ci impedire di commettere gli stessi errori. Sebbene eh, il record mostrino una della, diminuzione dell'incidenza di questo virus fino ad ora nel eh, 2021, nelle ultime settimane si è verificata una preoccupante epidemia in tutta Europa. Non mi raffisco all'Argentina dal momento che sta entrando solo ora nella seconda ondata. Sappiamo tutti che il virus entra nel corpo attraverso delle vie aeree superiori e la sua prima sede sono le ghiandole salivari, dove grazie all'elevato numero di recettori H2 e soprattutto TMPRSS2 le colonizza per riproducire rapidamente. Ora lasciatemi parlare un po' della patogenesi e delle vie di contagio. Il passaggio dalla forme lievi a quelli gravi avviene quando si attiva la tempesta di sitochine, con la quale il sistema immunitario cesa di essere il nostro difensore per diventare il nostro peggior nemico. Allo stesso modo si verifica l'endotelite, come un eh, inutile vasculiti autoimmune, che porta a posizioni di apia, piastrine, alla formazione di trombi, al rilascio di emboli e alla desestabilizzazione delle placche di ateroma preesistente. Per quanto riguarda il contagio, le più piccole goccioline di saliva, soprattutto i cosiddetti eh, aerosol, raggiungono una distanza così grande e con una velocità iniziale così elevata che questo spiega il grande contagio di questo virus. Il rischio di contagio è inversamente proporzionale alle misure di sicurezza adottate. Più alte sono queste misure, minore il rischio di contagio. Tuttavia, ogni giorno vediamo persone in questa parte finale della figura. Ba Oggi giorni molto più persone in questa parte, sopra parte della figura. Prima di tutto, non abbiamo inventato niente. In Australia si sta, studi si sta studiando da diversi anni eh, l'effetto virucida della su dengue, zika e cicungunya triabor che abbiamo in Argentina. Quindi siamo stati in contatto con questi ricercatori. Quando hanno dimostrato l'efficacia su Covid-19 in vitro, abbiamo replicato questo test in vivo, cioè nelle persone. Il meccanismo di azione dell'ipermettina poi divere in due gruppi, diretto e indiretto. Diretto è eh, extracellulare es eh, per le ionoforesi e intracellulare mediante le bloccanti di alfa-beta-importin. Indiretto, che è molto importante, eh, molto più importante la, da, eh, che le diretto, è immunomodulatore, stabilizzatore dell'endotelio, estensore del tempo di protrombina. Allora, il meccanismo di azione della caraggenina è un effetto di virucidi diretti, la capacità di interagire con la glicoproteina dell'involucro del virus, responsabile dell'assorbimento alla membrana dell'ospite, dell e l'effetto di virucidi indiretti, la capacità di competere con i virus nei recettori cellulari necessari per l'ingresso cellulare e le successive infezioni. Pertanto, progettiamo vari protocolli, sia per il trattamento che per la profilassi. E tutti con ibermetina, che è stata utilizzata nella medicina umana in tutta l'America da più di vent'anni. Per quanto riguarda la profilassi, abbiamo eseguito protocolli con, es con e senza carragenina. Va notato che la carragenina è utilizzata nella medicina umana in parte dell'America, ma anche in in Europa. Per applicare il trattamento creiamo i nostri punteggi di gravità. Secondo loro dividiamo i pazienti in tre grandi gruppi, lievi, moderato e grave. I primi, che sono la maggioranza, e un sottogruppo dei secondi, vengono curati a casa. Il nostro miglior sforzo Dovrebbe essere mirato a mantenerli in questi gruppi domiciliari e impedire che divento pazienti gravi. Cioè dobbiamo evitare a tutti i costi che il paziente debba andare in ospedale. Nonostante tutti i trattamenti provati nel mondo e le informazioni che non sono sempre vere, il 24% dei pazienti all'ospedale morirà. E quel numero raggiunge il 48% di coloro che trascorrono più di 10 giorni in unità di terapia intensiva. Nei casi lievi usiamo ivermectina e aspirina, come si vede in questi schemi, che vi lascio tutti tramite il dottore Francesco Matosa. Grazie, grazie Francesco. In quelli moderati aggiungiamo corticosteroidi. Nei casi più gravi sostituiamo l'aspirina con il noxaparina. Dirai, eh, ma l'efficacia della dexametazone è già provata. È vero, ma non è stato quando abbiamo iniziato a usarlo nel marzo del 2020, poiché lo studio Recovery è stato fatto e pubblicato tre mesi dopo. Nei pazienti ospedalizzati i nostri regimi sono stati confrontati con tutti gli altri esistenti in quel momento, idroxiclorochina, lopinavir, piurritonavir, plasma di convalescente, eccetera. Prendendo la morte come un effetto che non è soggetto a alcuna soggettività, abbiamo osservato che la mortalità del gruppo trattato con alt altri regimi che includevano desametasone era quella prevista prossimo al 22%. In quelli trattati con i nostri schemi la mortalità era del 3%. Cioè 7 volte inferiori. Siano qui. 21% versus 3%. Nei pazienti non ospedalizzati, è non noto che il 10% peggiorerà richiedendo dall'ospedale. Ciò implicherebbe che 13 o 14 dei nostri pazienti avrebbero dovuto andare all'ospedale nelle 4 settimane successive alla diagnosi siamo riusciti a ridurre quella percentuale a zero. Per quanto riguarda la profilassi, oltre ai dispositivi di protezione individuale, è, è, piove, è piove in Parigi? No, in Parigi no, no, no. <ride> Le, le sonito extraño. Suen, sí. sí. Ah, sí. Ah, ahí, ahí, estoy muteando a la gente, doctora, ahí va, ahí está. Gracias. Están entrando porque hay, hay dificultad para entrar, decían. Sí, ya está, ya están. No, está. Habíamos utilizado nuestro esquema en grupo de operadores sanitarios que han colaborado en la cura de pacientes COVID. Y ambos y grupos han estado seguidos seguiti tamponi semanales por un mes. non ci sono state infezioni nel gruppo trattato, mentre le 11, 11, 11 per cento del, 11, grazie, 11 del, eh, per cento del gruppo non trattato è stato infettato nello stesso periodo di tempo. Quindi abbiamo steso la sperimentazione a quasi 1.200 operatori sanitari e lo abbiamo fatto per 60 giorni. Abbiamo ottenuto gli stessi risultati. E nel protocollo senza carragenina, dall'aprile 1 al 1 dicembre, eh, 162 operatori sanitari hanno ricevuto solo ivermectina, o base settimanale otto settimane seguite da eh, quattro mesi di ferie. Fino ad ora questo schema è già stato ripetuto nella maggior parte del soggetto. Nessuno di loro ha contratto l'infezione. È come dire in English, too good to be true, mm? ma, ma è vero. Tutti i laboratori del più grande e importante ospedale pubblico dedicato esclusivamente alle malattie infettive in Argentina e che si prendono cura dei pazienti nei aree Covid. Durante lo stesso periodo, quasi il 23% degli altri operatori sanitari in quel centro medico ha contratto l'infezione. In, in una metanalisi il 100% dei 42 studi fino ad oggi riporta effetti positivi. La meta-analisi degli effetti casuali per il trattamento precoce, gli effetti aggregati, mostra una riduzione dell'83%. L'uso prostatico mostra un miglioramento dell'89%. I risultati di mortalità mostrano una mortalità inferiore al 75%. Il 100% dei 21 studi randomizzati, controllati, riporta effetti positivi, con un miglioramento stimato del 70%. La probabilità che un trattamento inefficace abbia generato risultati positivi in 42 studi, fino ad oggi, è stimata in 1 su 4 trilioni. La metanalisi sulla ivermectina è molto chiara. E qui. Dice anche cose indiscutibili. Prima viene curata una malattia, maggiori sono le possibilità di curarla. E questa è la verità. Questa è l'adozione dell'ibermettina nel mondo. Va anche tenuto conto che l'Africa ha usato ibermettina ogni sei mesi per anni per combattere la Motivo per cui non ha presentato principalmente COVID, tranne che in Sudafrica, che non ha utilizzato ivermectina e ha dovuto approvarlo a gennaio di questo anno. Um, per ripetere, eh, qualsiasi qual, trattamento eh, fatto prematuramente mi migliore che un trattamento tardivo. Un, tra un paziente trattato in, in casa, a terapia domiciliaria, ha eh, molt molt molto più ricorsi eh, e chance di sopravvivere che un paziente in terapia intensiva. Non è sufficiente trattare il paziente ma il gruppo familiare. Perché se no, la malattia non va a disaparecer, non terminerà, non scompare nunca. E noi abbiamo trattato i pazienti di Long Covid, con ivermectina paziente che non eh, abbiamo trattato eh, al, alla prima all parte del, de la, de la, de, all della della malattia e, e, e sono provato che la ivermectina è utile eh, también, eh, anche. Eh, 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 anche anche nel, 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 nel long covid per ridurre la durazione dei, dei sintomi Ecco i saggi originali pubblicati nella Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti e alcuni degli articoli che abbiamo pubblicato sulla nostra esperienza. Sono un insieme di 12 articoli che mettiamo a tua disposizione. 11 di loro sono stati precedentemente sottoposti a peer review. La nostra unica intenzione è cambiare questa immagine per quest'altra. Ti ringrazio per, per la tua gentilezza nell'ascoltarmi. Si più pensare che abbia venduto qualcosa, ma non è così, poiché da diversi anni Libermettina non ha proprietario e non può vendere ciò che non possiedi. Grazie. Molte, grazie. Molte grazie. Grazie professore. Ecco, se ci sono delle domande. Sì. Eh, abbiamo anche l'interprete Gloria Mina che ci tradutterà dallo spagnolo all'italiano e viceversa. Sì, per favore, io avrei una domanda. Sì, professore. Tengo una pregunta. Allora, io utilizzo. il, il nome immediatamente. Andrea Stramezzi di Milano. Professor... Non sono in ospedale? Professor... Io ho fatto due mesi e professor... mezzo di ospedale professor... COVID. Due mesi e mezzo di ospedale COVID. Ma in realtà è un anno che curo i pazienti domiciliari a casa? Per carità, io ho io cura di tutti. E sì. eh, la. La percentuale di ospedalizzazione è molto, molto bassa. Il percentuale di ospedalizzazione è molto, molto basso. Inferiore, inferiore all'1%. Meno dell'1%. Utilizzo l'ivermectina solo dal mese di gennaio, quindi ormai sono quasi tre mesi? Eh, Sto utilizzando l'ivermectina a partire dal mese di enero, quindi eh, hace tre mesi. Sì. In quanto in Italia è un farmaco esclusivamente ospedaliero. Perché in Italia solo si utilizza in ospedale. Quindi andavo in Svizzera a comprarlo, mentre adesso abbiamo convinto una farmacia a farci delle preparazioni galeniche e quindi non solo io, ma molti medici stanno iniziando a utilizzarla. Lo compravo in Svizzera perché Milano non è lontano dalla Svizzera. Quindi vado in Svizzera a comprarlo, ma ora ci uh, sono farmacie che lo preparano in maniera galenica. Quindi si può ottenere anche in Italia. E, e molti medici mi stanno seguendo e stanno iniziando a utilizzarla. Ormai siamo un centinaio di medici italiani che la utilizzano. Vi sono già come 100 medici italiani che utilizzano l'ivermettina. Io mi sono letto molti lavori sull'ivermettina, e uh, ho, ho consultato anche dei colleghi in uh, Perù e in Venezuela che l'hanno utilizzata. Ho letto molti lavori e pubblicazioni sull'ibermectina e también parlato con, con uh, dottori in Perù e Venezuela che già la utilizzavano. Eh, chiedo scusa, ho sbagliato, non Venezuela, Paraguay. Paraguay, non Venezuela, Perù e Paraguay. Ho trovato molte indicazioni differenti. Ho parlato anche col professore di, eh, della Yale University. Eh, che eh, ognuno, ognuno in pratica ha utilizzato delle posologie differenti, che vanno da 0,3 mg a chilo fino addirittura a 6 mg a chilo. Lo che incontrei es è che que hai posologie molto, molto diverse. Uh, también el, el conocido profesor de Yale, que, la, que es un, un fan de la ivermectina, bueno, hay, hay posologías que van de 0,3 eh, eh, miligramos por kilo de peso del paciente hasta 6 miligramos por, por kilo del paciente. Y también con posología, ¿dal primo, terzo, sexto y e octavo giorno? También posologías que, eh, que, que empiezan al primer, al tercero, al sexto y a, al día ocho. O otros que la utilizan por cuatro o cinco días de seguida. Y otros también que la utilizan cuatro o cinco días en seguida. Estoy hablando eh, de terapia de pacientes COVID, obviamente. Claro, terapia para, para pacientes COVID. Per cui la mia domanda al professor Carvalho è che cosa preferisce lei, come la utilizza e, e quindi qua, che posologia preferisce nei pazienti Covid soprattutto in quelli in cui non possiamo utilizzare altre cose tipo l'idrossiclorochina perché magari sono pazienti aritmici o hanno dei problemi con, uh, con la zitromicina per cui gli diamo l'evovoxacina, cioè diamo altri antibiotici magari non possiamo utilizzare molto il cortisone perché sono pazienti che hanno diabete e il loro diabetologo non, non è in grado di controllare la glicemia. Uh, e tu uh, pregunta? Uh, è, 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 è comprendido, è comprendido. Eh, espera, oh, la sua ultima domanda è, è, è preferibile utilizzarla a digiuno con un cucchiaio d'olio come faccio io, mentre altri la, la danno a digiuno senza olio e altri ancora la danno a stomaco pieno. Grazie. Ho capito, ho capito. Bravo. Eh, <ride> eh, Hai molte formas, come ha detto il dottor Stramezzi, di utilizzare l'ibermessina. molti modi di utilizzare l'ibermessina, come ha detto il dottor Stramezzi. Y todas funcionaron. Y funcionaron todos, o lo menos han funcionado todos. Porque si no las habrían cambiado. Altrimenti avrebbero cambiato. Eso demuestra que la ivermectina tiene un amplio sí, espectro que la de actividad. Un espectro muy vasto de actividad. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Entonces, ¿Cuál es la mejor forma mejor? La que le sirve a usted. Que serve a lei. Y que le sirve a sus pacientes. Y que serve a pacientes. Nosotros lo damos semanalmente. settimanalmente. Y lo reducimos a cinco días según la severidad del caso. Y e luego lo reducimos a cinco giorni según la severidad del caso. Quindi cominciamo con una semana y e luego reducimos a cinco giorni. Siempre con el estómago lleno. Siempre a estómago lleno. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, no ahora, en África, hace mucho, que el estómago lleno, con el de tomarlo después del estómago lleno, favorece la absorción porque ya da mucho tiempo ya en África ha estado demostrado que asumir a estómago lleno favorece el absorbimiento. No siempre se quiere que se absorba. Porque en la estrongiloidiasis y otros parásitos de intestino lo ideal es que no se absorba y que trabaje en el intestino. Es verdad que no siempre se quiere que la ivermectina venga absorbida. Por ejemplo, en la astrongiroidiasis y en otras parasitosis del intestino, se decide que no venga absorbida y que labore. Pero en este caso, preferimos la absorción. Luego del estómago lleno, nosotros tenemos ivermectina en solución e ivermectina en tabletas. Luego, de, eh, tomandola después de la, de, de la comida, il 85% si absorbe. Eh, allora, ivermectina la, 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 la esiste in soluzione e in compresse, e, ed è, è dimostrato che eh, assumendola dopo il pasto, quindi a stomaco pieno, eh, c'è cioè un assorbimento dell'85% della dose. Mm. Ese è es il perché. Nosotros lo damos luego de la comida. Ecco porque lo damos después de la ¿Y por qué lo damos semanalmente? ¿Y lo damos por una semana? Porque ya lo habíamos hecho hace 25 años en la sarna de Noruega, en los pacientes con sida porque ya lo habíamos hecho 25 años fa en la sarna de Noruega con los pacientes de AIDS. Y habíamos visto que una dosis semanal era suficiente para evitar una forma de sarna que mataba al paciente. e avevamo visto che una dose settimanale era sufficiente per evitare una, eh, una, diciamo una forma di sarna che avrebbe ucciso il paziente. Ora bien, la ivermectina, l'effetto dura 7 giorni? No. L'effetto dell'ivermectina dura 7 giorni? La risposta è no. Solamente dura 4 giorni. con lo cual horas. con lo cual el paciente queda vulnerable tres días más. Perciò el paciente permanece vulnerable per altri y tres giorni de las semana. Durante esos tres días puede contagiarse. E durante tres giorni potrebbe contagiarse. pero estará en el período de incubación. Todavía eh, reentrará en tres giorni en el periodo de incubación. Es decir, no tendrá síntomas y todavía no contagiará. O sea, no habrá síntomas y no será neanche contagioso. Y al cuarto día va a tomar nuevamente la ivermectina. El cuarto giorno ricomincerá a prendere ivermectina, cioè riprenderá la ivermectina. Si el paciente se contagió, no se habrá dado cuenta. Si el paciente, aunque si fuese contagiado, no se le sarebbe dado conto. Pero ¿quién se habrá dado cuenta? Su sistema inmune. Todavía, y su sistema inmunitario, invece, sí que se le dado corto. Y comenzará a desarrollar anticuerpos. Eso es lo que nosotros llamamos el efecto vacuna de la ivermectina. E comincerà quindi a mettere in moto gli anticorpi. Infatti noi chiamiamo questo l'effetto vaccino dell'ivermectina. Però, professor Strasemi, il miglior metodo è il che a usted e a suoi pazienti le sirva. Tuttavia, ripeto, dottor Stramezzi, la, eh, il metodo migliore è quello che serve a lei e ai suoi pazienti. Grazie. O pregunta, ci sono altre domande? C'è una domanda via chat, se darlo una volta alla settimana o sette giorni alla settimana? No, effettivamente è stato volta. un errore mio, cioè settimanalmente effettivamente una volta alla settimana. Poi però ha parlato anche di cinque giorni, non so se fosse darlo Una vez en cinco días. Nosotros a veces lo reducimos a cinco días, en, en, no esperamos una semana en los pacientes graves. Ok, ahora en el caso de pacientes graves, en vez de darlo una vez por semana, lo damos una vez en cinco días. Porque antes de pretender formar anticuerpos, pretendemos que no se muera. Porque sobre todo la cosa que nos interesa de más, oltre al hecho que forme anticuerpos y que no muera. Mm -hmm. No obstante, no obstante, eh, los resultados que hemos tenido han sido muy buenos. Pero la ivermectina tiene un talón de Aquiles irreparable. Allora, Entonces, eh, comunque los eh, resultados que hemos obtenido son sido siempre muy buenos, tuttavia la ha tiene un talón de Achille eh, que no se si puede reparar. El precio, el valor. El precio. Y tú puedes, todos lo podemos usar a nivel domiciliario evitando que el paciente llegue al hospital. Possiamo Con lo cual... a livello domiciliare evitando così appunto che il paziente finisca in ospedale. Evitamos le infezioni intraospitalarias. Così eviteremo le infezioni eh, ospedaliere el de e riducimos tremendamente il costo di attenzione del paziente. E potremmo ridurre in maniera enorme il costo di cura eh, del paziente. porque la paciente que mostró el doctor matoza tiene que tener un corazón muy sano porque la paciente que se ha mostrado el doctor matoza evidentemente tenía un corazón de ferro porque cuando le dijeron que su internación salía 600.000 mil euros yo me habría muerto Perché, quando le hanno detto che il, il costo della sua, eh, diciamo, del suo ricovero eh, si elevava a 600.000 euro, beh, io avrei avuto un infarto. Ci sono varie domande, altre. Adesso, un'altra eh, esempio... domanda, eh, eh? Per, per, eh, Hector: eh, Sarei qui e la gente chiede per la profilassi per gruppo familiare di paziente Covid con l'ivermettina. Mm -hmm. Bueno, la, prof, la, sí. profilaxis, la profilaxis la hacemos de la siguiente forma. Allora, ¿cómo ecco hacemos la profilaxis? Nosotros damos una gota por kilo de peso de la solución. Una gota de solución por kilo. Uh -huh. En todos los pacientes, excepto en todas las personas, porque es profilaxis, en todas las personas, excepto en embarazadas, lactantes y niños pequeños. Y para todas las personas, a nivel de profilaxis, tranne las mujeres incinta, los neonatos y los niños pequeños. Lo damos ocho semanas. La diamo por ocho semanas. Eh, perdone, so, profesor Carvallo. Eh, aquí no, no está eh, líquida. Es, líquida es para uso veterinario. La formulación bien. es 50 mil eh, mililitros para 10 miligramos. Es esa la formulación. Cuando dice eh, eh, la eso, Cuando, si usted, usted pesa, doctor y 75 kilos. Sí. ¿Es ¿Correcto? Quiero aclarar que no, no, no nos conocemos personalmente con el doctor Stramesi. Es el cálculo, el cálculo de, que me, me parece. 75 kilos son 75 gotas. Una vez que obtuve la cantidad, lo divido por 30. Una que he la cantidad, la divido por 30. Y obtengo la cantidad de comprimidos de 6 miligramos. E obtengo bueno. la cantidad de compresas de 6 miligramos. Claro que son. En Europa, 20. en Europa, en Europa, los comprimidos son de 3 miligramos. En Europa, las compresas son de, de 3 miligramos. Sería el doble de lo que acabo de decir. Por sí. Perciò es el doble de lo que he de decir. Yo me he hecho hacer unas cápsulas, punto galeniche da 24 milligrammi per quelli ah, più leggeri bello. e da 30 per quelli oltre gli 80 kg. Eh, Mi pare perfetto. A ver, io sono endocrinologo. Io sono anche endocrinologo. Per l'ipertiroidismo damo metimazol. Ora viene di 20 milligrammi, ma prima veniva di 5. Ahora es en, uh, en compresa de 20 miligramos, antes era de 5. Cuando usted le decía a un paciente que tenía que tomar 12 pastillas de 5 en un día, el paciente pensaba que el médico se había vuelto loco. Cuando se decía a un paciente de tomar 12 compresas de 5 miligramos al día, pensaba que el médico se había Ahora le damos 3 tabletas solas y están todos contentos. Adesso gliene diamo tre di compresse soltanto al giorno e sono tutti contenti. Sì, è come il desametasone che da noi in Italia, il desametasone, eh, è 0,5 mg a compressa. Per darne 6 bisogna, per, per dare 3 mg più 3 mg bisogna fargli prendere 6 compresse al mattino e 6 compresse al pomeriggio. y muchos dicen, pero todas estas compresas ah, tengo tomar, entonces la preparación galénica es útil por supuesto, por supuesto y además porque estamos hablando de fármacos que no tienen dueño no tienen propietario estamos hablando, entre otros, de fármacos que no tienen ningún propietario pero como no tienen propietario tampoco dejan una gran ganancia E eh, tuttavia, appunto, non avendo, eh, non essendo brevettati, non danno eh, un grande guadagno? Credo che sia così. Sì, sì, sì così, è così. Eh. No, probabilmente sono oramai, magari erano brevettati. ma eh, sono, Certo, erano e poi, brevetto, poi caduto, eh? Esattamente. esattamente. Eh, come diritti d'autore, insomma. Sì, esatto. Sono di dominio pubblico, di pubblico dominio. Esatto. Ok. Possono fare il generico e non più solo la specialità. Ci sono molte altre domande. Io non so come dobbiamo procedere, cioè, se le dice il dottor eh, eh, Matozza. Oppure, ecco, oppure se devo dirle io, perché io le vedo apparire brevemente sullo schermo e, e mentre qualcun altro sta ancora parlando, quindi non interrompo. Sì, qua parlano. C'è una signora dalla. Dunque. E schema di profilassi, chiedono di nuovo. Però... Posso? Sì salutarvi di un attimo. Ah, buonasera. buonasera. Buonasera, buonasera, avvocato. Schema pratico di terapia profilassica Buonasera buonasera a tutti. Io mi sono collegato per salutarvi, ascolterei, ma sono su un altro webinar, parte, purtroppo mi sono collegato un attimo per stare. Grazie per l'attenzione a tutti. Mi sentite? Sì, sì, sì. sì. Bien, eh, me, me okay, dicen de un, es, un esquema sí, sencillo. Sí, bueno, Yo, este este PowerPoint a través del doctor Matosa con los correos electrónicos. Eh, se, e lo, se lo podemos enviar a todos y ahí está punto por punto, todos, dosis, equivalencia, a todos, a todos, a todas las técnicas que hemos hablado juntos, donde como habéis visto, hay todas las dosis, las equivalencias, todo lo que vi puede servir. Y también pongo a disposición todos los 12 trabajos publicados. A disposición de los 12 trabajos publicados. Internacionalmente con peer review. Con peer review y a nivel internacional 11 sobre 12. Non sono il dueño della verità. Io, naturalmente, non ho la verità in tasca. Però hasta ora abbiamo tenuto éxito. Però, fino ad adesso abbiamo avuto risultati. È successo una domanda. Asa, allora, altra domanda. Ah. Sì, cioè, ci sono effetti collaterali. Uh, hai effetti collaterali? Uh, Secundarios, adversos. La ivermectina tiene un solo efecto grave. A un único efecto grave la ivermectina. Que se llama PLERM. p l e p l r m PLERM. Se llama PLERM. No, PLERM. Palermo. Palermo, Livorno. Ah, Palermo. Sí. Ok. Mm -hmm. eh, pero ese no depende de la dosis, sino que es algo que se llama por idiosincrasia, es decir, no depende de la dosis. Esto no depende de la dosis, pero es causado por idiosincrasia. Que se ve en uno cada 300.000 pacientes tratados. Que se si encuentra en uno su 300.000 pacientes tratados. Y es debido a la deficiencia genética de una B-glicoproteína. Genética de una B-glicoproteína. p -glicoproteína. glicoproteína Palermo. Palermo. Sí. Palermo. Sí, sí. Eh, eh, y es muy infrecuente. Los efectos secundarios ah, frecuentes son episodios, secundarios frecuentes, de, no? episodios de diarrea autolimitados. Episodios de diarrea autolimitados y episodios de mareo autolimitados. Es no hemos visto ninguno. otro. Náusea. Náusea. Náusea, sí, he nausea. náusea. Autolimitados. Efectos uh, hepáticos, ¿no? No. Y ahí está una de Efectos las grandes de... críticas de la ivermectina es es hepatotóxica. Esta es una de las grandes, de las grandes, digamos, de las grandes críticas hechas a la ivermectina, diciendo que es, es tóxica para el fegato. La ivermectina, efectivamente, puede aumentar por tres las transaminasas hepáticas. Efectivamente, puede multiplicar por tres las transaminas hepáticas. La citromicina, que es un antibiótico que usamos en todo el mundo, la tetromicina antibiótico usado en todo el mundo la aumenta por cuatro <laughs> la aumenta de cuatro veces la multiplica por cuatro una eh, es muy diferente que la ivermectina cause hepatotoxicidad a dar la ivermectina en un insuficiente hepático Certo, è molto diverso eh, affermare che la causa epatotossicità eh, e invece eh, darla a una persona che soffre eh, già di problemi epatici. Eh, è lo stesso che dare un macrolido a una persona con insufficienza epatica. È come dare un macrolido a una persona... Macrolide. L'idea a una persona che soffre di insufficienza epatica o alguien allergia, a alguien che ha dimostrato un'allergia come un'allergia alla penicillina, o che sia allergico, per esempio, alla penicillina come me, come me. Io avrei un'altra domanda, vorrei lasciare spazio agli altri, però una domanda, secondo me, è importante per tutti. Ma ah, tengo otra pregunta, una domanda importante, credo, per tutti. Lei ci ha spiegato i meccanismi d'azione dell'ivermettina, diretta e indiretta. Ha posto i due meccanismi d'azione? Come mai funziona anche nel long COVID? Perché in teoria nel long COVID il virus ormai è stato eradicato e in realtà non c'è più la possibilità di formare microtrombi, non c'è più necessità di immunomodulazione ma sono solo effetti in teoria temporanei o addirittura permanenti che possono essere sul cervello, sulle articolazioni, su, su tutto il corpo, diciamo, su tutti i tessuti. È il, le, come mai eh, l'ivermetina è efficace nei pazienti Long covid? Lo comprendo. No, lo capisco, lo capisco sí. Gloria, grazie. Io capisco l'italiano, non so sé contestarlo. <laughs> Bueno, yo no estoy tan convencido que el virus en los long COVID haya abandonado totalmente el organismo. totalmente Tomemos, por ejemplo, el virus del herpes. por ejemplo, el virus del herpes. El virus del herpes no abandona el organismo. En muchos casos. Y cuando hay desequilibrio inmunitario vuelve a aparecer. Y cuando se crea uno desequilibrio inmunitario, recompare. Y no hace falta que sea un desequilibrio por una enfermedad oncológica, puede ser solo una menstruación. Y tra laltro no es que deba ser, por ejemplo, una malattia oncológica, puede tratarse también soltanto de una menstruación como disturbo eh, que, que lo hace aparecer. ¿Y dónde buscamos el herpes? Pero está. ¿Y de dónde lo Entonces, por lo tanto, nosotros probamos la ivermectina en el long COVID sin demasiada, sin demasiada eh, eh, expectativa de éxito. Ok, entonces nosotros, probamos con la anche también en el caso de long COVID, pero sin excesiva expectativa pero la ivermectina no ha dejado de sorprendernos durante este año, favorablemente. Todavía, debo decir que la ivermectina no ha más dejado de sorprendernos en estos años, y e siempre en manera positiva. Sí, pero, no, ¿A, sí. a, a sí. cuáles dos en el long no, COVID y sí. por cuánto tiempo? cuánto mm. tiempo? Eh, el mismo dos, la misma dosis de profilaxis. La dosis usada por la profilaxis. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. En términos generales, nunca damos más de un mes, porque después de un mes ya los síntomas desaparecen. La, la, la hiposmia y la hipogeusia, que son las más rebeldes, desaparecen en menos de 30 días. Di solito, nel long, COVID. Eh, non, non, nel long COVID, non lo somministriamo mai per più di un mese perché eh, abitualmente nel, diciamo, i sintomi più gravi nel giro di 30 giorni scompaiono. Per esempio, la mancanza di gusto e di olfatto. Io avrei una domanda da fare eh, al professore Carvallo. Se chipó a contar de la experiencia del recurso al tribunal de La Plata. De Mar del... Sí. sí. Eh, nosotros ya no seguimos haciendo investigaciones porque nos piden más investigaciones, más investigaciones, más investigaciones, doble ciego, randomizado versus placebo. Ya hay 83 estudios. Eh, già eh, Continuano a chiederci altri studi. Eh, ci chiedono il doppio cieco, il randomizzato, col placebo, e già ce ne sono più di 80, ci sono già 83 di questi studi. In realtà, lo che nos, lo che nos hacen a fare è distraernos mentre approvano altre cose. Praticamente, cercano di come dire, distrarci eh, mentre loro approvano altre cose. Como a un niño que se vuelve molesto y le prendemos la televisión. Como a un bambino que se da fastidio o lo que hacemos delante de la TV. Entonces ahora los abogados en Argentina, no nuestros abogados, abogados en general, han comenzado a demandar al Estado por lo que se considera un genocidio. Perciò adesso eh, gli avvocati in Argentina, non avvocati nostri, ma avvocati in generale, hanno cominciato ad accusare lo Stato di genocidio. Perché? Perché in molti studi di meta-analisi, che insisto, non facciamo noi, ma sono stati fatti negli Stati Uniti. Porque en los estudios de metaanálisis que insisto, no hemos hecho nosotros, son los han en los Estados Unidos. Se demostró que si se hubiese utilizado la ivermectina tempranamente, desde la, el comienzo de la pandemia y tempranamente desde el comienzo de los síntomas, se habría evitado un millón de muertes. Eh, perché è stato dimostrato che se l'ivermectina fosse stata utilizzata fin dall'inizio della pandemia e soprattutto immediatamente alla comparsa dei primi sintomi si sarebbe evitato un milione di decessi. Esso no es non è un genocidio per omissione? Non si tratta forse di genocidio per omissione? Altre domande? Se sì. clicchi sulla chat ci sono tutte quelle scritte. E eh, lo so, ma io... Eh, Devi cliccare cioè, su chat sotto. Non so a chi come, come lo organizziamo. Vado prima con quelle sulla chat oppure... Quelle, adesso c'è questo fattore... Eh, io, io, a ver, nunca, nunca mi gustò parlare di cose che succedono in altri paesi. Como, Como a veces hablan de cosas que pasan en Argentina sin conocer Argentina. Como a volte hablan de cosas que pasan en Argentina sin conocerla. La, la diferencia es que en Argentina pasan muchas cosas. Es también verdad, pero que en Argentina <laughs> de cosas le suceden muchas. A ver, ¿alguien ha googleado el nombre de eh, de la doctora cook, que está a cargo ha, del ema. ha buscado eh, su google, el nombre de la eh, doctora cook, que es eh, responsable de la, eh, del ema. era la principal lobista de los laboratorios europeos hasta hace cinco años. Fino a cinco años fa, se hacía eh, la lobbyista para los mayores eh, laboratorios farmacéuticos europeos. Ahora bien, en el formulario que hay que llenar para llegar a ese cargo, dice: ¿Usted ha estado relacionado con la industria farmacéutica en los últimos tres años? Eh, ora, nel formulario che occorre compilare per, eh, per riuscire ad avere quell'incarico eh, c'è cioè una domanda che dice: Ha avuto rapporti con eh, case farmaceutiche negli ultimi tre anni? La risposta, ovviamente, è no. Chiaramente la risposta è no per la dottoressa Cook. Se io fui un assassino serial durante l'adolescenza e passé poi. 40 años en la cárcel, si me preguntan si he matado a alguien en los últimos tres años, mi respuesta es no. Es claro que si yo hubiese estado un asesino serial, un killer serial, por eh, buena parte de mi vida y e luego hubiese pasado 40 años en prisión, si me preguntaran si he matado a alguien en los últimos tres años, respondería que no. Entonces, esos son los puntos en los que hay que poner énfasis. Hay que seguir la ruta del dinero, nada más. Y se sabe quién es responsable por acción y por omisión. Más, no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer para probar la ivermectina. Eso es lo que hay que hacer para que la única prioridad sea la vida. E perciò insomma io non sto dicendo che eh, cioè, sto dicendo che bisogna seguire secondo me la, la strada del denaro eh, sia nel caso di azioni che nel caso azioni quindi evidentemente negative che nel caso di omissioni questo è importante credo che dobbiamo farlo tutti ah, sì, grazie allora, guardiamo le domande sulla chat. Mm. Ce ne sono tantissime. Salto le prime. Allora, parto, salto le prime. Sì, perché sono tecnico. Vado a... Sì, riesco a sentire, eccetera, eccetera. Eh, Ripetere i dosaggi di in profilassi e intervento. Eh, li, sì. Verranno distribuite le slide, no? Quindi, sì. quindi possiamo riavere i dosaggi, eccetera, arriveranno. Poi... Abbiamo chiarito che in effetti si dà una volta alla settimana nei pazienti più gravi ogni cinque giorni. Eh, le dosi, ripeto, dovranno, verranno distribuite. Ci sono effetti collaterali, ne abbiamo visto. Ah, C'è un dosaggio che non va mai superato. Hai una dosis che non no tiene che... Que... Massima. Eh, ecco, massima di de, dermatina. Una compatriota di ustedes. La doctora, la doctora ah. Cintia Guso. Cintia Guso. La doctora Cintia Guso. Experimentó en África buscando la, la dosis letal 50. La ah, DL-50. Ah, ah. Ha ah, sperimentato in Africa eh, cercando la dose letale TL50. La TL50, la, la dose DL50. letale che ammazza la metà delle persone o dei, delle cavie, oh. generalmente. Hace, hace varios anni. Diversi anni fa. Llegò a dar 1200 mg juntos. È arrivata pacientes. a, a, a somministrare 1200 milligrammi insieme nei, ai pazienti. E sapete lo che passò? Non trovò la DL50. E non ha trovato la DL50. Noi damo, come mucho, quattro volte la dosis che si dà per la sarna. Eh, noi diamo, come già, insomma, dose alta, quattro volte la, la dose che si dà eh, per la sarna. Ok, poi c'è eh, quale quantità per chilo è più corretta per il professor Carvaglio in, in uh, compresse perché in Argentina non ci sono, non ci sono le gocce? No, no, non ho capito. Qua dice, con le gotas. No, in comprimidos perché in, in Argentina non hai gotas. Sì, <laughs> sí, hai gotas. Sì, sí, hai gotas, appunto. Allora, eh, pero en comprimidos, ¿cuál cantidad por kilo es la correcta para el, profesor, para el profesor Carvalho? Hay 30 gotas en un comprimido en Argentina. Hay 30 gotas en sí. un comprimido. Cuando se saca la cuenta en cantidad de gotas, se divide por 30 y se saca la cantidad de comprimidos. Porque los comprimidos en Argentina son de 6 miligramos. Sì, perché le, le compresse in Argentina sono di 6 milligrammi, perciò eh, bisogna fare quel calcolo che era stato detto prima, no? con le 30 gocce e eh, poi dividere. Per dirlo de otra maniera, arrancamos con 0,2 milligrammi per chilo. Sì, sí, però qui dice proprio, perdono, non comprendo, sono 6 milligrammi per dia o 0,2? 0,2 miligramos por kilo de peso. 0,2 miligramos por kilo de peso. La dosis obtenida se da una vez por semana. En nuestro esquema se da una vez por semana. Eh, con la dosis obtenida da 0,2 miligramos por kilo de peso, se da una vez a la semana para En Estados Unidos. Eh, los, doct los doctores la utilizan de otra forma. ¿Mm? La util eh, viene utilizada en otro modo, por ejemplo. Ese, ese modo a ellos les ha dado resultado, tienen que seguir con ese modo. Sí, hacen 0-3 a ellos. Claro, creo. Nunca se cambia de caballo en la mitad del río. Sí, no, 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 no se cambia mai de cavalli, no, no se cambia quién deja la vía vecchia por la nueva, etcétera? ¿Usted no cree que necesitamos una dosis de carico inicial más grande que las, que las otras de la semana? No la hemos precisado, no la hemos precisado. Eh, no, no puedo garantizar que no hace falta. Insisto, no soy el dueño de la verdad. Nosotros no la hemos precisado. Allora, eh, diciamo che eh, la domanda è stata, non, non, non si pensa magari che eh, occorra una, una dose più forte, eh, diciamo una da botta all'inizio, e eh, il dottor Carvaglio, il professor Carvaglio ha risposto che loro non, non lo hanno, diciamo, non lo hanno... Eh, Constatato, ecco per cui però ripete che lui non ha la verità in tasca quindi ognuno può agire come appunto come, come ritiene da questo punto di vista un'altra un domanda è una vez eh, por semana para otto semanas in profilaxis Corretto. Sí. y uh, podemos uh, sí, uh, obtener un, un esquema práctico de terapia o profilaxis eso está en las Ayudo, está, está todo el material está todo el material a disposición todo el material entonces el eh. yo uh, ustedes pueden decir por qué hicimos nuestros propios esquemas por qué hicimos nuestras propias categorías perché abbiamo fatto i nostri schemi perché abbiamo fatto le nostre abbiamo creato le nostre categorie potreste, potreste domandarvi Perché già in marzo del 2020 nos dimos cuenta che seguir a la Organización Mundial de la Salud era como un ciego siguiendo otro ciego perché già nel marzo del 2020 ci siamo resi conto che seguire le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era come essere un cieco che segue un altro cieco Entonces hicimos esquemas más sencillos, más fáciles de seguir, más fáciles de Yo aplicar. Esquemas más simples, más fáciles de seguir, de aplicar. Hay otra pregunta aquí que, que, que pregunta si es, es, eh, es correcto así. Las dosis de la, la terapia son 300 microgramos, 450... Microgrammi mc, MC 03, è? allora 03, 045 e 06. Crede 06 hm? ah, rispettivamente per casi leve, moderato e grave. Ecco, sì, sì. sì. Ok, bene. Eh, non hai no altre preguntas? Para, para la chat, posso fare una domanda? So dottor certo. Grazie. Desideravo sapere se eh, era possibile dare l'invermettina non solo dall'inizio, ma anche quando c'è il malato già in, in una certa, non dico gravità massima, ma ancora eh, che ci sta per arrivare. Insomma. Ecco. Grazie. Sí, o sea, la, 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 sì, o sea. Sì, perdono. Sí, sí. No, si lo ha entenduto? No, lo... no, no, però no, no, por le dudas che haya, più gente che hable spagnolo. Ah, bueno, sí. Uh, entonces, eh, es, es, cor es correcto de, dar la de administrar la ivermectina no solo cuando el paciente está leve, sino cuando eh, está poniéndose grave. No todavía, pero cerca de ser grave. Sí, es correcto en cualquier etapa. Sí, es correcto en cualquier estadio. Pero es un dogma de la medicina que cualquier patología que se trate precozmente tiene más chances de éxito. Todavía es propio un dogma en medicina que cualquiera patología se trate precozmente ha más esperanzas de éxito. Si yo tengo un cáncer y voy al oncólogo y me dice yo lo voy a tratar solo cuando tenga metástasis, yo cambio de oncólogo. E' è chiaro che se io mi accorgo di avere un tumore, un cancro e, e vado da un, a, da un oncologo che mi dice che mi che curerà soltanto quando sarò a livello di metastasi, cambierò di oncologo. Ovviamente, la ringrazio, mm -hmm. e certamente la domanda è nata da molto spesso ci arrivano oggi le, delle, dei pazienti che sono già gravi perché hanno seguito l'attesa con la tachipirina. Eh. Correcto. Claro que sí, sí, sí. La pregunta es por qué hoy eh, todavía uh, existen pacientes que, eh, que, que vienen a vernos que ya están graves porque solo sí, sí. Eh, eh, han hecho lo que los dijeron, o sea, una, eh, esperar, vigilando y tomar taquipirina. O sea, es decir, doc, doctor eh, Rosario Brancati. ¿Mm? Sí. sí. Los pacientes de COVID hoy son los leprosos de la Edad Media. Los de COVID del medioevo. No lo echan de la ciudad, no le tiran piedras, lo encierran, le dan un algo para la fiebre y que Dios lo ayude. Non è che li caccino dalla città o che, o che li mettano in un lebrosario, però semplicemente gli dicono di stare a casa loro, gli danno qualche, questi consigli e, e che Dio gli aiuti. Se posso permettermi, io sono stato fra i primissimi ricoverati il 2 di marzo. Non volevano neanche venire a prendermi perché avevo solo la febbre e non avevo alcuna patologia o, sensi, o sensazione di, di, di cattiva respirazione, solo febbre e nessuno veniva a prendermi. Siamo arrivati agli ultimi 24-48 ore che sappiamo bene sono i momenti più difficili e sono quindi a quel punto lì poi ho passato un mese in intensiva, intubato, tracatolizzato in extracorporea, eccetera eccetera. ne sono venuto fuori per cui è ovvio che sono arrabbiato con chi fa aspettare basta. Claro, dottor Do Brancati, Ust usted e io stiamo de acuerdo che è tra preferibile trattare 100 pazienti di più che lamentare una morte di più? Curare 100 pazienti in più che invece averne uno morto in più. C'era un'altra domanda che chiedeva: um, aspetti, che l'ho vista. L'interferenza eh, con altri ha, farmaci. Mm. con altri farmaci. Si ha interferenza mm. con otras... ha interferenza basicamente con los psicofarmacos mayores. Ah, c'è interferenza con gli psicofarmaci eh, insomma, importanti. Eh, Más intensos. Los antipsicóticos. Gli antipsicotici in particolare, quelli più, più intensi, più forti. Aumenta el efecto de los antipsicóticos como una persona que toma antipsicóticos con alcohol. Aumenta el, el efecto de los antipsicóticos exactamente como si se prendieran con del alcohol. Acabo de, antes, un minuto antes de, com, de contactarme con ustedes, me llamó un investigador británico, Roger Felber. Poco antes eh, de conectarme con vos, me ha llamado un investigador eh, eh, inglés, Roger Felber. Eh, cuya hermana tiene una enfermedad autoinmune. La cuya hermana tiene una malattia autoimmune. Él me había consultado si yo consideraba prudente darle ivermectina como profilaxis, siendo que ella estaba en tratamiento con corticoides. Eh, me había preguntado si, según me, fuese saggio darle eh, la ivermectina como profilaxis, visto que era ya en tratamiento con corticosteroides. Hoy me llamó después de dos meses para decirme que ya casi no toma corticosteroides. E dopo due mesi mi ha richiamato appunto oggi eh, dicendo che praticamente non, non prende più corticosteroidi, quasi più corticosteroidi. Questo si deve all'effetto immunomodulatore dell'Ivermectina. Cosa dovuta all'effetto immunomodulatore dell'ivermectina. E significa anche che non puedo volver a pisar Inglaterra nel resto de mi vida. A pisar Camminare andare, in, Inghilterra. Andare, andare. in Inghilterra. Ah, e vuol dire anche che non potrò, non potrò mai più andare in Inghilterra per il resto della mia vita. No, credo che potrà andare. C'è uno studio di Liverpool che dimostra che il 70% dei pazienti trattati con ivermectina non sono andati in ospedale. Mm -hmm. Bueno, o sea que puedo ir a Liverpool. Sí, sí, podré, solo a Liverpool. <laughs> no, podré a eso, a Liverpool. Eso, eso es bueno porque me gustaría una foto en The Cave donde tocaban los Beatles. <laughs> Esto sería una bella cosa que me piacerebbe tener, una foto en The Cave donde estaban los Beatles. ¿Altro? Altre domande. Bueno, si no hay altre domande, grazie, grazie mille per tutti. Buonanotte. Eh, Gloria, estoy a disposición de ustedes y con tengan algo por seguro. Lo que yo no sé, que son muchas cosas las que no sé, mi respuesta va a ser no sé. Ok, allora sto, rimango a disposizione di tutti e una cosa vi dico di certo, che quello che io non so, e eh, ci sono tante cose che non so, dirò che non la so. E tra l'altro c'è stata un'altra, sono... no un momento, ci sono ancora delle domande in le realtà che sì. sono apparse. Allora, una dice, eh, come fare per avere le, diapos le diapositive? ¿Cómo se, ¿Cómo se van a recibir las, las slides que usted enseñó? Jimena. Lo que podemos Jimena, hacer es, son dos cosas. Eh, vamos a subir el video a YouTube y después lo vamos a comunicar por el mismo canal que hizo Francesco la comunicación general. ¿no? A hacerlo a través del mismo canal con que Francesco ha mandado la comunicación general. Y a través del, del doctor, si quieren también, me pueden mandar sus mails y yo reenvío la presentación. A través de, de cuál doctor? De Francesco. Ma Francesco. Matosza. O sea, Matosza. Sí. Matosza. Eventualmente, en vez, en alternativa, podéis enviar eh, la vuestra mail para recibir directamente las diapositivas. Eh, una cosa, si podría utilizar el programa Can Canva.com. Que, es menos, pesante que es menos pesante de la Canva.com que menos pesante del PowerPoint. Ah, existe. Es lo sí. que ha uh, sí. y yo, sí. Después podemos hacer, si no, un PDF, que es más un sencillo. PDF, sí, en Canva, sí. Sí, bueno. o en realidad yo arreglo, ah. si quieren, ustedes, tanto doctor Carballo como Francesco, me pasan la presentación, yo la exporto ah. en PDF y después lo hacemos. Mejor, eh, PDF, sí, sí, sí lo hacemos bueno. circular además del video de YouTube, sí, que eso es lo más, lo más sencillo. Ante el vídeo sí. el video su YouTube. Ahora, hay una otra pregunta que me gustaría hacer referencia al, al tema mediático, eh, ligado a la y también e jurídico, si es posible, en español, okay. eh, Bueno, el, el tema, el tema mediático y el tema, eh, o sea, son dos cosas diferentes. El tema mediático Está dominado por el grupo anti-ibermectina. Ahora, el tema son dos cosas diferentes. El grupo, eh, digamos, el tema. Ah, no, en español, lo ¿quiere en español? Entonces podemos. Ah, no, no sé, si interesa, bueno, en también, no? No. No. Eh... ¿interesa en italiano también o no? ¿Te interesa en italiano? Ditemelo, porque si interesa solo sí. en español. Eh... El tema mediático, el tema mediático está manejado por la industria farmacéutica en contra de la ivermectina. el tema mediático es prácticamente manipulado por la industria farmacéutica, el sector farmacéutico, contra la El tema jurídico es la única herramienta que hemos encontrado para hacerle frente. E invece diciamo eh, l'aspetto la, giuridico è, è l'unico che ci permette di far fronte a questa situazione. Poi vabbè, ci sono altre domande che riguardano sempre. Eh, qua abbiamo avuto allora il, la mail del dottor Matozza, così per poterlo contattare dove troviamo il PDF, il PDF verrà inviato appunto dalla, 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 dalla responsabile e se le diapositive si potessero avere anche in italiano. Beh, sono un po' una... Sono meccanica. già in italiano. Beh, no, hanno delle parti in inglese, ecco. Comunque il, il, il dottor Matozza ha detto di sì. Algunas, eh, o sea, in realtà tutte le nostre diapositive stavano in inglese perché per sí. pubblicare internazionalmente dovevamo pubblicare in inglese. Certo, tutte le diapositive erano in inglese perché per poter pubblicare a livello internazionale eh, dovevano essere in inglese. Allora, io tratté di passare quasi tutte all'italiano, che sicuramente tiene molti errori per i quali pido disculpas. No, io eh, ho cercato di, di, di trasferirle in italiano quasi tutte, e certo ci saranno degli errori e già, già mi scuso. Pero hay Pero, partes de, de, la, de, las, de las slides que son. Que, que, que se quedan en inglés, eso sí. Sí, y como decíamos, Gloria, va a tener el YouTube disponible con toda esta traducción tuya, así que lo pueden ver cuantas veces quieran, va a estar liberado, así que no hay ningún problema. Pero mira, yo no, no traducí el, el, el inter, la intervención de. No, pero eh, eh, lo hizo en italiano, un perfecto eh, italiano. Mm. Sí, pero todo lo que estaba en inglés eh, se quedó sí, en no, inglés. Ahí ya es un trabajo, lamentablemente. Lo, eh, lo, puedo, lo puedo traducir si, si me tienen paciencia. Claro, bueno, por eso. Pero, vamos. Pobre, ¿no? Claro, que lo miren así un, un tiempo en inglés eh, porque tiene no, mucho trabajo no, 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 el doctor caraballo <laughs> Claro claro que se lo va a traducir ellos le, 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 las palabras que le faltan, ¿no? Del inglés al italiano. Por eso, que todos Muy le escriban bien. al doctor eh, Frank, que ahí está dejando su Gmail, le vamos a preparar toda la información para poder reenviársela después. Yo voy a preparar sí. todo y él me va a mandar los mails, pero... Le mandano alla casilla del dottor Frank, così già lo tenemoso. Benissimo, allora per favore mandate tutti la vostra, la vostra mail al dottor Matozza, che così almeno poi a sua volta le passerà la sua assistente che vi invierà tutto quello che avete richiesto. Perfetto. Bueno, la... Bene, muchas gracias. Grazie, grazie mille grazie. per te. grazie Grazie. E ci vediamo più presto.